mattina ci siamo svegliati con la città innevata. Prima di provare il fast food finlandese, visiteremo qualche altro quartiere della città. Zona molto bella di Helsinki è il parco di Esplanadi. Si trova proprio nel centro città e andando verso quella direzione si arriva direttamente ai mercatini di Natale. La visita al parco di Esplanadi, siamo andati nella libreria di Odi, che non è una semplice libreria, ma una struttura su tre piani che è costata circa 100 milioni di euro. Praticamente in questa libreria vengono a fare un po' di tutto, c'è chi viene per mangiare, chi per studiare, chi per riposarsi solamente. Nella libreria ci sono anche computer per grafici messi lì a disposizione gratuitamente o un'area per bambini. Questa libreria è immensa e sono 17.000 metri dedicati alla cultura e alla socialità. E a proposito di cultura, la Finlandia quest'anno per il terzo anno di fila, secondo il World Happiness Report, si è aggiudicata il premio del paese più felice del mondo. Anche se ad influire molto su questi dati sono il PIL, il basso livello di disoccupazione, l'efficienza dei trasporti pubblici, le ottime strutture sanitarie e la poca criminalità. Però se da un lato grazie a questi dati viene eletto il paese più felice del mondo, ci sono altri dati che non dicono altrettanto, perché la Finlandia è il paese con il più alto tasso di suicidi e di consumo di antidepressivi. Si dice che tra i principali motivi ci sia la mancanza di contatti sociali, soprattutto dovuti al freddo. In Lapponia le temperature in inverno raggiungono anche meno 50. Un altro dei principali motivi sono le poche ore di luce. Infatti più si va a nord e più le ore di luce diminuiscono, fino ad arrivare sopra il circolo polare artico in cui c'è la notte polare, quindi dal 18 novembre fino alla fine di gennaio non c'è traccia di sole. Siamo appena usciti dalla libreria e per raggiungere il quartiere Carlo stiamo attraversando questo parco che non avevo la minima conoscenza. Stupenda questa zona. Cercherò su internet e vi dirò come si chiama. Eccolo qui, Helsburg. Ci siamo. Vediamo subito cosa prendere. Gli hamburger sono molto simili a quelli del Mac. Anche le foto. Solo che costa leggermente di più. Helsburger è un fast food finlandese, ma non nasce qui ad Helsinki, ma un po' più a nord a Turku. Attualmente ci sono più di 500 punti vendita, e tanti dei quali si trovano nei paesi baltici, in Germania, in Romania e in Bulgaria. Fu tentata anche un'apertura in Siria, che non andò a buon fine per mancanza di profitto. Allora, abbiamo preso delle patatine, due hamburger e una tortilla. Ah, eccolo qua l'altro hamburger. E dei chicken nuggets. Le patatine sono molto calde e croccanti. Assaggiamo prima l'hamburger normale. È un po' più gommosa la carne di questo qui. Ora passiamo all'assaggio dei chicken McNuggets. Si sente tantissimo il pollo. Vediamo quest'altro panino. Questo dovrebbe essere un panino con hamburger. Che è questa? Rucola insalata? No, insalata. Insalata, una salsa d'oro e il bacon. Sembra molto croccante. Com'è? È buonissimo questo. C'è un insieme di salsa in questo panino che lo rendono buonissimo. Ultima cosa da provare, la tortillas. Questa è con il pollo fritto.
Ma in realtà non sembra un pollo fritto. Infatti non è pollo fritto, è petto di pollo. Sembra un po' il pollo dell'ospedale. È mangiabile, ma nulla di eccezionale. La coca invece è molto buona. Rispetto a quella del Mac non è acquosa. Si sente il gas della coca. Quello buono è questo qui però. Anche Mara ha provato questo come il migliore. Passiamo alle considerazioni finali di Ace Burger. Allora, il panino piccolino, quello là da 2 euro, non ci è piaciuto tanto. La carne all'interno era difficile da masticare e neanche la tortilla si è stata approvata perché era abbastanza vuota. C'era solo tanta insalata, ma... Mentre l'altro panino che abbiamo mangiato, che se non erro si chiama Giant Bacon Burger, quello lì era buonissimo, unto come piace a noi. Anche le patatine erano buone, così come la coca. Il prezzo è stato di 19,40 euro. Per essere ad Helsinki non è neanche tanto caro.